stato un semplice concerto e tantomeno una normale esibizione di cabaret, ma una serata di puro avanspettacolo dal sapore di altri tempi. Un live show che sta facendo registrare una serie di sold out in tutta Italia. E non può che essere così quando a salire sul palco è uno che dell'intrattenimento ne ha fatto più che un mestiere, una vera e propria filosofia di vita. Parliamo di Jerry Calà, all'anagrafe Calogero Alessandro Augusto Calà, uno tra i personaggi più seguiti del cinema e della TV di casa nostra. Attore, regista, comico, sceneggiatore e cantante, il Jerry, più amato dagli italiani, è stato ospite a Trani per una nuova tappa del suo spettacolo dal titolo Una vita da libidine, con il quale sta girando i teatri, le piazze e i locali di tutto lo stivale. È andato in scena nella suggestiva cornice della Lampara Club, la location scelta dall'avvito di Affera Creativity and Events, organizzatrice dell'evento, per una serata all'insegna del divertentismo e delle eccellenze pugliesi. Questa serata è stata organizzata in questa location vicino al mare, nella Lampara Club, per far sì che tanti imprenditori che hanno collaborato a questa bellissima manifestazione, abbiamo insieme voluto far sì che ci sia una degustazione dei vari prodotti loro. Ci sono tante aziende locali dove hanno voluto veramente dare questo contributo sia a livello economico sia anche facendo degustare i loro prodotti. Così la gente si diverte, degusta ed è spensierata, perché servono queste serate. Live show dall'altissimo tasso di adrenalina, dove lo storico Jerry ha reinterpretato in compagnia della sua band un repertorio leggendario anni 60, 70 e 80, alternando momenti di pura nostalgia musicale ad alcune delle gag più esilaranti che lo hanno reso celebre al pubblico italiano. Racconto un po' la mia carriera, la mia vita, cantando e raccontando, facendo battute, coinvolgendo il pubblico in una carrellata appunto di grandi successi che mi hanno accompagnato la mia carriera, la mia vita sin dagli anni 70 fino ad arrivare ad oggi. Uno spettacolo che sta andando molto forte, molto di libidine. La gente ha sempre voglia di divertirsi, soprattutto quelli che vengono a vedere uno spettacolo come il mio è perché vogliono divertirsi, stare insieme, comunicare. Se no vanno nelle discoteche a fare kuntu 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 buzu zu 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 con i disc jockey che dicono che loro suonano, ma invece noi suoniamo, insomma.